Prende il via il piano di edilizia scolastica annunciata dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel febbraio scorso. Obiettivo del piano? Rendere le scuole più belle, più sicure e più nuove. Sindaci, presidenti di province e commissari avevano avuto il compito di trasmettere al governo progetti di ristrutturazione o manutenzione straordinaria già pronti. Quasi 31 milioni di euro in arrivo per 82 scuole pugliesi che ne avevano fatto richiesta. Bagni, muri, teatri e palestre inagibili di molte scuole pugliesi potranno riprendere a funzionare correttamente. 24 sono gli edifici scolastici in provincia di Lecce con circa 9 milioni e 800 mila euro di aiuti, 20 in provincia di Bari con 6 milioni e 400 mila euro, 14 in provincia di Brindisi con 5 milioni di euro, 13 in provincia di Taranto con 5 milioni di euro, 10 in provincia di Foggia con 4 milioni e 500 mila euro e uno nell'Abate con 300 mila euro. Degli 82 progetti finanziati, 17 sono ristrutturazioni. Un progetto riguarda un ampliamento di un edificio scolastico. A Carosino, in provincia di Taranto, c'è poi il restauro dell'edificio storico Bosconetti a Sant'Eramo in Colle, in provincia di Bari. Tutti gli altri riguardano la manutenzione straordinaria. Una boccata d'ossigeno, visto che da anni solo con residui di bilancio comunale si sono effettuati piccoli interventi sugli edifici scolastici. I progetti che hanno ricevuto un contributo economico rilevante sono quattro: la scuola primaria Giorgio Castriota a San Marzano di San Giuseppe, un piccolo centro in provincia di Taranto che per la manutenzione straordinaria ha ora a disposizione 1 milione di euro. Stessa cifra per l'intervento della scuola primaria dell'infanzia Fornelli di Corato e per la scuola media De Santis di Foggia. In quest'ultimo caso un finanziamento molto atteso. Senza questi fondi la scuola chiusa nel 2010 per seri problemi statici non potrebbe essere riaperta. Fu chiusa dall'amministrazione guidata da Gianni Mongeli dopo alcuni controlli legati al piano di prevenzione sulla vulnerabilità degli edifici. Sgomberata, con pochi disagi per l'utenza, la scuola fu ristrutturata e messa in sicurezza. Quando i lavori erano quasi terminati, ignoti appiccarono un incendio. Successivamente vandali e ladri hanno depredato l'edificio scolastico. Il progetto di ristrutturazione per 1 milione di euro era pronto quando il governo Renzi chiese di segnalare i progetti ai comuni. A Putignano e a San Nicandro Garganico le altre due scuole, un istituto comprensivo il primo e una scuola dell'infanzia il secondo, il cui finanziamento supera i 900 mila euro. Ora bisognerà appaltare i lavori evitando sperperi, ribassi che poi precludono a varianti in corso d'opera. Sarà inoltre necessario controllare che gli interventi sia di ristrutturazione che di manutenzione siano eseguiti a regola d'arte e nei tempi stabiliti al momento dell'assegnazione degli appalti.